Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente continuerò il progetto GTA Replica e come potete vedere ho già il paraurti smontato, quindi non vi sto a far rivedere come si smonta, potete farlo tranquillamente, vi metto il link qui sopra. E quindi io direi intro e cominciamo subito. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Allora, come potete vedere, combacia perfettamente. Ora andremo a fare semplicemente i buchi grandi e quindi lo andiamo a capovolgere e poi vediamo come attrezzarci per fare i fori. Una volta abbiamo posizionato l'estrattore, il diffusore, chiamatelo come volete, andiamo prima a farci dei segni con una matita, sulla parte di estrattore da tagliare. Allora, i segni sono 1, 2, 3 di qua, 1, 2 e 3, quindi verrebbe questo rettangolino. Poi vediamo se dobbiamo fare qualche aggiustamento, se dobbiamo tagliare pure la parte qua sotto, tagliare un po' più sopra, insomma, lo ci regoliamo dopo. Allora ragazzi, altro step, ci armiamo di frullino, disco in metallo che taglia tranquillamente la plastica e andiamo a fare questo lavoro di precisione chirurgica. Ok, qui abbiamo tagliato, adesso abbiamo lasciato appunto gli angolini e adesso li tagliamo. Come potete vedere dietro oramai non c'è più il pezzo di plastica dell'estrattore, quindi è tutto libero. Ho provato con lo scarico, con il finalino che dovrò mettere e passa tutto alla perfezione. Quindi io direi che adesso possiamo farci i buchi per il fissaggio del diffusore nuovo e andiamo avanti così. Adesso facciamo dei segnetti così tagliamo queste parti che intruppano con il diffusore nuovo così che tutto possa aderire il più possibile. Dopo che abbiamo comunque tagliato entra tutto perfettamente, adesso andremo a fare questi buchini, uno lì e uno da quest'altra parte. Abbiamo una punta che non va bene, però ci adattiamo. Adesso proviamo a fissarlo con le viti giusto per fare delle prove.
Ovviamente, cioè, quello che vedete ora è semplicemente un adattamento, infatti non combacia perfettamente. Questo è giusto per farvi vedere una prospettiva del lavoro futuro. Ok ragazzi, io spero che dal video più o meno avrete capito cosa è successo oggi. Il progetto non è ancora finito, ovviamente. Più avanti adatterò delle staffe in alluminio per rendere tutto più fermo possibile, e poi comunque sia devo fare ancora lo scarico, che avverrà comunque la settimana prossima. E spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace qua sotto al video, iscrivetevi alla mia pagina Instagram, Mitch Tuning, e alla prossima ragazzi.